sì, per iniziare il top 5, volevo dirvi una cosa, prima di tutto che i gol che assisterete non saranno dei gran gol, come è successo nei precedenti video, visto che nelle ultime puntate, visto che, sì, ti ripeto di nuovo, non ho fatto grandi gol, ecco, tranne uno, gli altri sono tutti gol che comunque sia frutto di buone azioni o lanci, ecco. Quindi io ragazzi, non metterò, diciamo, più. Cioè, in questa puntata non mi baserò sui gol più belli, ma mi baserò sulle azioni più belle che a me mi sono piaciute di più. Quindi direi di iniziare subito con la. Alla quinta posizione troviamo lui, Di Roberto, con questo gol. Un buon gol, bella azione, gran lancio soprattutto di Vitor Pereira sui piedi di Di Roberto, che da lì veramente non poteva sbagliare. Guardiamo il gol dell'altro inquadratore, che bel lancio, lob, da lì, l'angolino non poteva sbagliare. Passiamo oltre alla quarta posizione, troviamo Green con questo gol con molta caparbietà sopra un giocatore. Il tiro è anche qui però viziato da una mezza cappella del portiere. È il gol con cui ci si dà il pareggio in una partita veramente stranissima, come un gol, un autogol veramente strano. Non ci ho neanche pensato, non voglio di nuovo incazzarmi per quello che cazzo è successo. Cos'è? Mi arriviamo il gol. E il gol. Siamo ancora avanti, siamo al top 3. Nel top 3 troviamo Pavoletti. Qui, anche qui troviamo molta azione. Lo pum, Pavoletti, da lì veramente non poteva sbagliare. Bella azione, qui viene premiata soltanto quello, visto che il gol era molto facile. In realtà più vincente, ecco, nulla di che, però l'azione era molto bella, al lancio, bello stop, palla in mezzo, in testa, Pavoletti non sbaglia, grazie a Dio. Passiamo oltre, a top 2, Wallace, anche una bellissima azione, vediamo qui, si gira in Pereira, palla in mezzo, boom, con il sinistro, Wallace, rivelazione, nella seconda parte di campionato, veramente un buon giocatore, credo che lo riscatterò. E continua così, assolutamente, però mi deve arrivare a 70, se no sarà difficile riprenderlo perché ha un budget, un ingaggio abbastanza elevato per la sua tenera età. Ma arriviamo alla prima posizione, la prima posizione tra lui, il nostro mitico Zecchin, che tra l'altro ho anche dato via, guardate che mezza rovesciata, sono un cazzo quello che è, però un gran gol al volo, incredibile gol. L'ha incrociata perfettamente, il tiro non era fortissimo, però era molto angolato, il portiere secondo me non si era aspettata. Guardate che era rimasto pure male. Ma come cazzo ha fatto questo gol? E vediamo la più boom. Qua la c'è un saccarelli sull'angolino. Ragazzi vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!